Raghi, sto partendo e me ne sto andando dalla scuola di Brookhaven. I miei hanno detto che dovevo partire subito. E non rendete conto? Sto per prendere l'aereo. Sarà un'esperienza orribile. Ho dovuto dire addio a tutti i miei amici, a tutti! Lauri, Iro, Isa, tutti quanti, perfino al professore. E adesso è arrivato il mio momento. Ah? Mi sta squillando. Mi sta squillando il telefono. Aspettate. Scusatemi un attimo, ma. Pronto? Sì, sono io. Preside? Preside, mi dica! Cosa? Non sono più sospesa? In che senso non sono più sospesa? Quindi posso tornare a scuola? C'è stato un errore! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ragazzi! Non sono più sospesa! Posso tornare a scuola! Non ci credo! Sto correndo subito a dirlo a Iro, Iro! Iro, sei in casa? Oh mio Dio, Iro, Iro, Iro. Iro! Iro, che fai? Che fai? Piangi? Piangi? Che Ma Fettè, fai? Perché stavo piangendo, dove Fettè eri andata? Perché sei qua esattamente? mi ha chiamato il preside! E praticamente mi ha detto che non sono più sospesa e quindi posso stare. Ti rendi conto? Posso restare! Sono così Ma piangere felice, per la felicità Iro! No, in bagno, scusa un Iro, attimo. non puoi! Dai, che devo darlo a dire a Isa! Oh mio Dio. Ok, ho finito di Seguimi, piangere. Andiamo, seguimi. andiamo, andiamo. Senti, lascio la mia borsa in camera tua. No, anzi, Ah, niente. fai pure, fai Devo pure. passare in camera mia per forza. Andiamo. Non vedo l'ora di dirlo a tutti. Anthony! Ok, Anthony non è a casa. Deve essere ancora a scuola. Ok. Oh, che male. Ma Andiamo. non piangere Scommetto che così, Isa è a casa sua. Isa, sono tornata! Isa! Ehi, sei qui? Oh mio Dio, ciao Isa, sono tornata! Praticamente mi ha chiamato il preside e ha detto che posso restare, non sono più sospesa! Oddio, che bello! Sì! Posso rompervi le scatole ancora per un po', non vedo l'ora. Ok, però Yeah. devo andare a prendere tutti i documenti a scuola, quindi dovete accompagnarmi, va bene? Va bene. Ok, andiamo. Prof? Prof è qui dentro? Buongiorno. Buongiorno. Ho saputo che il preside mi ha chiamato e che ha detto che non sono più sospesa. Come... Io ho saputo anch'io. Volevo partire col dire che sono infinitamente imbarazzato per l'avvenuto. Non, Oh, ma non si ripeto, preoccupi, non. cioè è normale, da professore anch'io avrei fatto quello che ha fatto lei, quindi... Io Iro. no. Ha E detto mi deve qualcosa? dare... No? mi deve dare qualche foglio? Qualcosa... Oh, Sì, eccoli qui. è questo qua, aspetti. Ecco qui. Oh, grazie, prof. Va bene, allora questo mi basta per la sospensione e il resto. Sì, Ok, allora ci vediamo risentiamo domani a domani. scuola? Sì, Esattamente, ok. sì. Grazie mille, allora buona giornata. Nulla, arrivederci. Andiamo. E Jenny è tornata, Sei felice? Sei felice? Quanto felice, Iro? Quanto molto felice. felice? Ah, non vedevo Molto l'ora, felice, ragazzi. mi Mi è mancavo preso Isa. un infarto, ve lo giuro. Me ne stavo andando. Era il giorno più brutto della mia vita. Adesso è il giorno più bello della mia Me lo vita. dai un abbraccio? Dammi un abbraccio. Abbraccio, abbraccio, vieni qua. Abbraccio. Abbraccio, Iro, Yeah. abbraccio. Ma direi che per festeggiare possiamo benissimo uscire e andarci a mangiare e bere qualcosa. Che dite? Ah, non mi parlare di bere, per favore, torno a vomitare. Dai, offro io. Non puoi dire di no, Iro. Ah, va bene, magari niente di alcolico stavolta, eh? Ok, vediamo se troviamo un posto molto carino dove mangiare la pizza e bere qualcosa. Ah, ragazzi, penso che andremo a mangiare la pizza proprio qua. È il posto Oh, ho migliore, almeno fame. dove eravamo stati io. Anthony! Oh mio Dio, c'è Anthony! Anthony! Ehi! Ehi! Sono qui! Sono qua in città! Oddio! Sì, esatto, oddio, puoi dirlo. Pensavi me ne fossi andata, eh? Che ci fai qui? Praticamente mi hanno tolto la sospensione dopo quello che è successo a Marcus, quindi... Che poi non so cosa sia successo, però so solo che gli ho teso una trappola. Come ti senti? Sei felice di avermi ancora qua? Non ci credo! Lo so, lo so. Modestamente, me ne stavo per andare, ero così triste. E invece ci sono ancora. Comunque, bando alle ciance, prendiamo un po' di pizza perché io ho una Pizza fame da lupi, time, yay! ragazzi. Sì, e sediamoci un po', voglio fare giusto due chiacchiere con voi, ok? Ah, che bella giornata, finalmente. Quindi mangiamo tutti insieme? Eh sì, Mangiamo tutti oddio, insieme. chi vedo alla porta? È Lauri! Lauri, come stai? Oh mio Dio! Mi si
mancato troppo, mio Dio. Ciao! Sono così felice di vederti. Sì! Ti ha avvisato Iro, vero? Già. Ti ringrazio. Oh, come stiamo bene. Vieni, siediti. Oddio, che felicità, ragazzi. Ma ditemi un po', questi giorni che non c'ero a scuola, che cosa è successo? Cos'è cambiato? Cos'è successo al bullo Marcus, Niente di importante. Come niente di importante? Ragazzi, ditemi un po', è stato sospeso alla fine? Perché io non ho saputo nulla. Beh, alla fine, sì. Davvero? Quindi, aspetta, sospeso o qualcos'altro? Perché non me lo ricordo. Lo che so sospeso, effettivamente credo che abbiano notato che non c'entravi niente con quella situazione, quindi... Sospeso, purtroppo. Oh, ho capito. Però, fantastico, almeno siamo riusciti a risollevare la situazione, no? Ah, almeno quella. Ah? Ok, chi... ok. Scusatemi? Chi siete? Fili? Altri come bulli? Siamo? Davvero? Semplicemente chi siamo? Siamo i soliti, brutti idioti. Comunque, è successo un problema. Che c'è adesso? Ho saputo del tuo ritorno a scuola e secondo me... Non mi piace più di tanto. Però devo essere sincero. Che te ne frega a te, insomma? Scusami, Semplicemente mi interessa. Sai perché? Perché il mio migliore amico l'hanno praticamente espulso da scuola per colpa tua. Marcus? Hanno buttato fuori Marcus, quindi non può più stare a scuola? Esatto, l'hanno espulso. Sino a 5 minuti fa, come era te, uguale. Oh, ma questo fa tanto. Perché avete delle armi, ragazzi? Che fate? Allora, semplicemente mi vorrei anche un po' vendicare. Ho parlato anche un po' con Vicky e mi ha detto semplicemente di eliminarvi. Ma stai scherzando? Con un pompa, smettila di sparare all'aria, per favore. Okay, non si può fare, è illegale. Cosa che è legale non mi interessa nulla. Tanto e poi noi mica l'abbiamo ammazzato, tu. Chiaro, l'abbiamo solo fatto espellere, se lo meritava. Tu hai espulso il mio migliore amico. E quindi ucciderci per vendetta? Infatti, per vendetta. Ma non me ne frega del tuo migliore amico, è comunque vivo. Fate silenzio. Ok. Senti, come parlare a me. Senti tu, biondino. Sì, allora, facciamo un bel piano. Allora, ricordati che io ho l'arma. Ok. Non mi interessa. Uno sparo in testa e muore. Lei, miei amici, prima devi passare sul mio povero corpo, ok? Raga, Lauri, sei la più piccola tra di noi. Comunque, possiamo per favore parlare come delle persone civili? Sono sicura che questa cosa si può... l'arma. Cosa volete? Ok. Ragazzi, evitate di fare i coraggiosi con un'arma. Sì, effettivamente. Vogliamo che ve ne andate, ci lasciate in pace. Semplicemente ognuno ha avuto quello che si meritava. Fine della storia. Ok. E secondo te a me mi interessa qualcosa? Allora, intanto smettila di puntarmi, per favore. Hai appena sparato un colpo, potevi prendermi in faccia. Che cosa volete? Insomma, che cosa volete da noi, Vogliamo solo eliminarvi, semplicemente. Ma non potete ammazzarci! Va bene, quindi lo capisci che è una cosa assurda? No, smettetela, per favore. No, Isabel, no. Togli quel cavo di telefono immediatamente. Isa. Non fammi perdere tempo. Grazie. Fai ciò che dicono. Isa. Spara il mio 3. Isa, calmati. 3, armi. 2. Fermati. Fili, hai rotto le scatole! Ecco, ti sta bene, brutto schifoso. E adesso tocca pure a te, se non la smetti. Vattene, ciao. Via da qui, corri, sì, filatela. Ma è caduto giù come un castello di carte. E bello, l'ho preso proprio in testa. Penso di avergli fatto un po' male. Fili, Uè, alla faccia tua, ragazzi, mi sa che dobbiamo... È svenuto. Ho notato. Sì, allora? Chiama l'ambulanza. Saranno casini per noi adesso. Oh mio Dio. Ma è vivo? Cioè, oh mio Dio. Fili? Ok, che è un bullo. Ma non gli volevo far fare questa fine. Fili? È tutto a posto qui, quindi credo di sì. Ok. Ragazzi, datemi un attimo, vado a chiamare. Ragazzi, ci penso io. Non facciamoci vedere in così tanti. Potrebbero pensare che l'abbiamo aggredito, ok? Shh, non lo saprà nessuno. Anthony, vai a casa. Isa, anche tu. Magari restiamo solo io e Iro qua, ok? Ma perché io mi devo cacciare sempre nei guai? Perché tu sei il mio migliore amico, quindi ti costa. Ok? Anthony, okay. Ci vediamo in stanza dopo. Lauri? Anthony, sloggia. Ho chiamato l'ambulanza, dovrebbe arrivare a momenti. Ne sei sicura? Sì, ne sono sicura. Sì. Anche tu, Lauri, vai in stanza. Rimaniamo solo noi due con lui. Ok, se succede qualcosa. Tu slogan, Anthony. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Iro, lo sai che finiremo dei guai per questo, vero? Molto probabile, però. Ma se lo nascondiamo tipo in un cassonetto e
no?